C'è stata questa scossa molto molto importante, poco dopo le 9, abbiamo detto di magnitudo 5.8, questo è il dato ufficiale che arriva dalla Protezione Civile, un'area molto vasta perché tutto il nord Italia, ma come dicevamo anche prima, la Toscana verso la parte più a meridione e fino Svizzera, alla Svizzera, fino verso a Lugano, la parte più a nord. L'ultima notizia purtroppo ci informava poco fa Pierluigi Senatore, parla di una vittima già accertata per il crollo, magnitudo 5.8, 10 km di profondità tra Mirandola e Cavetto, è l'epicentro, Medolla, Mirandola, Cavetto, l'epicentro stavolta. Il crollo di questa trave a San Felice, via Perossaro, ha ucciso una persona, ferita un'altra. Tra l'altro proprio ora mi scrive un messaggio Elisa, dice... sono crollati i capannoni, parlano di altre case crollate, lei a Finale Emilia, noi siamo immobili fuori dall'ufficio, sembra d'essere in guerra, siamo disperati. Oltretutto c'è un blackout anche delle linee che rende ovviamente le comunicazioni ancora più difficili, e soprattutto questo è un problema grossissimo naturalmente per chi deve prestare soccorso, perché chiaramente le informazioni arrivano con grande difficoltà. D'altro canto noi stessi, mi sembra, al momento siamo più in grado di ricevere che non di metterci in comunicazione, per cui vi invitiamo, ragione di più, a mettervi in contatto con noi. 059 64 14 30 è il numero del nostro centralino per avere appunto informazioni dirette. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Andrea, chiamo da Carpi. Ciao Andrea. Dunque, buongiorno. Dunque questa mattina sono già due ponti, nessun ferito, solo tanto spavento, le crase, a qualche creva, ma cosa di poca entità. È un bimbo di 7 anni, è rimasto ferito alla gamba nel correre fuori di casa, ma niente grave, la sbucciatura sta bene. Grazie, molto grazie spavento, a me. Ci rassicuri, sì, io poi adesso sto andando nella zona di San Felice, che c'è la mia morosa, ecco, che la sua casa è venuta giù. La casa della tua fidanzata San Felice è crollata? Sì, ci ha mollato di netto, fortunatamente non tutti fuori casa. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Antonino, telefono da Nonantola. Sì, cosa succede a Nonantola? Com'è la situazione lì, Antonino? Coro col camion del Rusco, quindi faccio tutta Nonantola, sì. E la scossa è stata potente, che il camion mi ha traballato di brutto. Anche però la scuola materna di Nonantola, ho visto i bimbi che erano fuori, tutto tranquillo. Mi senti? Eccoci, sì. Qua sei in diretta, ciao, chi sei, da dove? Io sono partito da Maranello, dallo stabilimento Ferrari. Sì. Ho fatto tutta la via Giardini, a Modena sulla via Giardini è tutto a posto. Sono entrato a Bastiglia, sì, sono passato davanti alla scuola, c'erano i bimbi fuori, tutti tranquilli. Bene, bene, grazie, bene, bene. Grazie, grazie. Abbiamo bisogno, ciao, di ragazzi, queste notizie rassicuranti. Ciao. Buona giornata anche a te. Sentiamo se c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Eccoci, buongiorno, ciao, da dove? Ciao, Ivan da Mantova. Dici un po' a Mantova com'è la situazione? Mantova città sembra tutto a posto. Ho sentito dei parenti di Quistello, però provincia di Mantova, che era già stata colpita e hanno subito diversi danni, alcune abitazioni, alcuni ristoranti. Feriti gravi non risulta, qualche scoriazione, mi hanno detto anche dei miei cugini, ma niente di grave, però dei crolli ne hanno avuti anche loro a Quistello. Meglio Quistello così. Di Mantova. Meglio grazie così. Per grazie la tua testimonianza. Ciao. Grazie Ivan. Se non sbaglio c'è una comunicazione da Mirandola, che è una delle zone proprio interessate da anche da questo ultimo sisma. Pronto? Ciao. Chi sei? Sono Lorena. Lorena, dici un po'. Come stai? No, cosa volete che vi dica? È una cosa che non c'è fine. Hanno detto io che non riuscivo neanche a stare in piedi in casa, una casa bassa, non riuscivo a uscire di casa, che ho 4 gradini e ho... Non lo so, ragazzi, non c'è pace. Non c'è pace, no, davvero non c'è pace. Avete subito danni a casa tua? La casa mia personalmente sembra di no, ma intorno è... È devastazione. È tremendo. Grazie. È tremendo. Grazie a voi, grazie per quello che fate, grazie. Stai tranquilla. Grazie, cercate di stare tranquilli. È la cosa che stiamo cercando di fare anche noi, devo dire la verità. A volte riusciamo, a volte un po' meno, perché poi l'emotività, non siamo robotini, evidentemente, quindi la situazione la sentiamo, e come, ci mancherebbe altro. Sì, io ho sentito la scrivania, qua in radio sentivo. Adesso, se abbiamo un attimo, ci sfoghiamo, così ci raccontiamo qualcosa, ci sfoghiamo un po', molliamo la tensione che sta veramente salendo col passare del tempo. No, comunque, chi c'è al telefono? Nessuno. Al momento è libero, vi ricordo. Mi raccomando, dateci soprattutto informazioni. Dateci informazioni che possano anche essere utili a chi sta ascoltando, perché lo spavento, la paura, il terrore,
accomunano tutti, abbiamo bisogno di fare anche un po' servizio in questo momento proprio perché le comunicazioni telefoniche sono compromesse, quindi usiamo la radio anche per informazioni utili di servizio. Grazie. Pronto? Eccoti, sto parlando io? Sì, sì, sei tu. Ah, niente, volevo dire che mia figlia era a scuola media di Bonporto, moltissimo spavento, l'hanno sentito in modo terribile, terrorizzata, ma non ci sono problemi. Bene. Sono andati a casa, eccetera. Se chi ha dei figli o conoscenti o parenti sappia che la scuola media non ha avuto problemi. Intanto sentiamo le sirene, purtroppo. Sì, io sono sulla via Emilia Modena e ho un via vai di Croce Rossa in continuo qui, quindi speriamo il bene. Grazie, grazie. Grazie per intanto per quest'altra notizia rassicurante, insomma fa sempre piacere raccogliere soprattutto questo genere di notizie. Lo ricordo ancora 059 64 14 30. Questo è il numero del centralino di Radio Bruno. Contattateci, dateci informazioni, come si dice in tempo reale, abbiamo necessità, non tanto per noi, anche come diceva la Clari prima, diventiamo radio di servizio in questo momento in particolare proprio perché ci sono delle difficoltà oggettive per le comunicazioni e quindi facciamo un po' da tramite naturalmente fra il territorio e quanti si stanno adoperando per portare soccorso. Una scossa molto forte. Telefonata. Aspettiamo un attimo perché poi tra l'altro difficoltà tecniche con le comunicazioni ce le abbiamo anche noi nonostante tutto, per cui pronto? Pronto? Eccoti in diretta, buongiorno. È la Croce Rossa in questo caso? Ciao. Ecco. Sì, mi chiamo Nazarena, sono una volontaria della Croce Rossa di Correggio. Dici buongiorno. La situazione. Io sto tornando a casa dall'ufficio adesso perché come mi hanno chiamato sono uscita insieme a tanti altri volontari che sono usciti dall'ufficio e dal lavoro comunque per andare a dare una mano alla sede di Correggio. Io volevo fare questo appello, visto che comunque la radio la sentono in tanti e adesso ci sono le comunicazioni per telefono che vanno male. Se sapete, qualcuno sa di crolli, di persone in difficoltà, che se lo dite anche voi e invitate a chiamare in Croce Rossa il 118 di Reggio, noi ci muoviamo di conseguenza, visto che comunque i cellulari funzionano poco adesso. Va bene, invitiamo proprio a darci una mano in questo senso. Noi abbiamo già tutte le ambulanze fuori, sparse per tutto il territorio, non solo di Reggio Emilia. Quindi se ci danno una mano anche proprio loro, anzi voi ci date una mano. Certo, noi siamo a farci sapere dove, dove possiamo dirigerci, questo è un ulteriore aiuto. Io adesso sto correndo nella sede di Correggio e vado a dare anche il mio contributo, quello che posso fare. Grazie, buon lavoro. Va bene, buon lavoro Nazarena, grazie mille. C'è un'altra telefonata a questo punto, pronto? Eccoti, buongiorno. Sì, pronto. Da dove? Senti ragazzi, io sono qui nella zona industriale di Creva il Core. Sì. L'ho vissuta di prima, ragazzi, è stato spaventoso vedere le fabbriche che si muovevano. Infatti hanno avuto dei danni qui nella zona BioPro, le mura qua si sono crepate tutte. Praticamente il camion frenato me l'ha spostato. Il camion frenato te lo ha spostato? Te l'ho spostato, noi eravamo giù dal camion a vedere il camion che andava indietro bloccato. E ne sono arrivate dietro altre tre. Praticamente sono d'assestamento, gli operai li ha mandati tutti fuori perché qua non lavora più nessuno, però invito anche la gente a stare un attimo attenti perché qua dicono che dopo la grossa questo non facciamo dell'allarmismo. Grazie per la tua testimonianza, grazie mille. Intanto ci comunicano che la Gambro, che è una delle più grandi aziende del biomedicale, sono tutti stati evacuati, fortunatamente non ci sono feriti, sono solo cadute cose, mobilio, arredi all'interno, ma non ci sono feriti, quindi rassicuriamo anche tutti i parenti che non riescono a mettersi in contatto con i dipendenti della Gambro, che la situazione sotto controllo. Gambro sotto controllo, tutto tranquillo. Con questa bella notizia ci prendiamo una pausa, un bicchiere d'acqua e mandiamo la pubblicità.